Buonasera, e siamo arrivati all'ultimo TG del 2016. Benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione locale, che apriamo con la cronaca da Varano de' Melegari, dove è stato dichiarato il fallimento della ditta FAS, già in liquidazione, una ditta che operava nella lavorazione dei metalli. Il Tribunale fallimentare di Parma ha dichiarato fallita la ditta FAS di Varano de' Melegari, azienda che già si trovava in liquidazione. L'istanza di fallimento è stata presentata da due ex dipendenti che vantavano crediti per oltre 40.000 euro. Ciò è avvenuto dopo che non è andato a buon fine il tentativo dei due creditori di eseguire un pignoramento. Inoltre è stato accertato che FAS, che operava nella lavorazione dei metalli, ha un credito anche con il fisco di ben 2.198.000 euro. La decisione è stata presa dal collegio presieduto dal giudice Pietro Rogato con a latere i magistrati Renato Mari ed Enrico Vernizzi. Il tribunale ha nominato curatore fallimentare Marcello Furio e ha fissato al prossimo 5 aprile l'udienza per l'esame dello stato passivo. 2016 si chiude per l'ospedale Santa Maria di Borgotaro con la buona, positiva notizia della conclusione dei lavori di ristrutturazione di diversi reparti come medicina interna, ortopedia e traumatologia, lungo assistenza territoriale e hospice. Vediamo. Recentemente diversi spazi dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro sono stati oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria che ha comportato anche l'abbellimento della struttura. Nella fattispecie gli interventi hanno riguardato i locali che ospitano l'unità operativa di medicina e lungo assistenza, l'hospice Valle del Sole e l'unità operativa di ortopedia. Grazie all'impegno della Regione Emilia-Romagna e dell'azienda USL di Parma, la cittadinanza valtarese dispone oggi, oltre che di un presidio aziendale perfettamente integrato nelle sue funzioni in termini di qualità e di sicurezza e di una rete sanitaria provinciale coordinata, di un ospedale a Borgotaro dotato di servizi all'avanguardia, completamente riqualificati, comprensivi di una area cosiddetta ad alta valenza clinica per la gestione di pazienti complessi cardiologici e non, in particolar modo nel perioperatorio in collaborazione con il servizio di anestesia e di rianimazione. Lo stesso ospedale ha dalla sua oggi la stabilizzazione di un organico medico che continua ad avere attribuzioni chiare di responsabilità ed equip multidisciplinari in grado di fornire alla cittadinanza e alla popolazione le opportunità diagnostiche e terapeutiche più moderne, qualificate ed erogate secondo i criteri di equità e di attenzione alle fasce più deboli che sono da sempre tradizione della nostra regione. Anche gli stessi interni comunque hanno avuto appunto quest'opera di manutenzione. Come amici della Valle del Sole noi abbiamo contribuito alla manutenzione degli interni della lunga assistenza, per un motivo molto semplice, anzi per due. Tanto che la lunga assistenza è un servizio territoriale, ha lo stesso direttore infermieristico che ha l'hospice, che è la Giuseppina Del Nevo, e le due equip si sono integrate nel momento in cui si sono fatte le ristrutturazioni. Gli amici della Valle del Sole hanno come mission, fra le altre cose, di riempire di vita la vita, e quindi anche nella lunga assistenza si cerca di dare e di vivere insieme alla persona, anche se molte volte si riceve più vita di quella che si dà. Anche la lunga assistenza, come l'hospice, ha un stretto rapporto con quello che è il mondo giovanile. Voglio ricordare, infatti, le scuole l'hanno frequentata, vengono a trovare i pazienti, c'è stato l'esperimento del pranzo di Natale fatto con l'Istituto Alberghiero di Bedonia, ma molti anni fa, voglio ricordare una cosa in particolare che da pochi viene ricordato, le case di Tiedoli, l'esperienza delle case di Tiedoli sono nate proprio, allora non vi era lunga assistenza ma vi era lungo Desenza, era una collaborazione tra l'istituto di ragioneria di Borgotaro e appunto il reparto di lunga assistenza. Proprio in una camera che abbiamo qua di fronte era ricoverata Margherita,
i ragazzi la venivano a trovare, passavano dei momenti con loro, mi ricordo che lei li aspettava pettinandosi, facendosi anche bella, e lei era di Tiedoli. Quando Tomasini chiamò me e la Giuseppina per trovare una frazione particolare di Borgotaro dove fare l'esperimento delle case, ci venne in mente Margherita. Con Mario andammo a Tiedoli, Mario incontrò Margherita, parlarono un po' fra di loro, si capirono, Mario capì la frazione e a Tiedoli sono nate le case di Tiedoli che Tomasini ha proprio voluto lì. Quindi quando io dico che sì, noi cerchiamo di dare vita, ma anche da qui si può ricevere vita, ecco, Margherita ci ha insegnato che noi possiamo creare vita al di fuori dei luoghi ospedalieri. E come sapete, in questo lungo periodo di festa nessuna vacanza per l'azienda USL, solo brevi interruzioni e variazioni al consueto orario di apertura di alcuni servizi fino al 6 di gennaio. Vediamo insieme nel nostro distretto. La pediatria di comunità di Borgotaro e Fornovo sarà chiusa fino al 5 di gennaio. Il centro salute mentale di Borgotaro chiuso il 7 gennaio. Il SERT di Fornovo chiuso il 4 di gennaio. L'ambulatorio di igiene e sanità pubblica di Fornovo chiuso il 3 gennaio, a Borgotaro invece chiuso fino al 2 di gennaio. A Solignano, voltiamo pagina, l'ultimo consiglio comunale dell'anno si è incentrato su sviluppo, infrastrutture e protezione civile. Uno schiaffo al contribuente è stato il commento del sindaco Bonazzi sul fermo dei lavori alla Ponte Molese. Un raddoppio lasciato incompiuto dopo aver speso nel tratto Solignano-Sterriazza ben 400 milioni di euro. Nell'approvazione di un ordine del giorno già condiviso da Borgotaro e in evidenza sui comuni interessati, si chiede al Ministero delle Infrastrutture il ripristino dei fondi tolti nel 2009. Il raddoppio fermo allo Sterriazza per progetti considerati irrealizzabili potrà essere avviato solo quando gli enti locali troveranno una soluzione condivisa per l'attraversamento del centro urbano di Fornovo Taro. In servizio. In contemporanea con l'approvazione del piano di emergenza della protezione civile di Solignano, alle 19 di mercoledì scorso, con il primo messaggio registrato di partenza, zero, è stato dato il via al progetto Solignano Alert System per le allerte alla popolazione. L'approvazione unanime di tutti i punti all'ordine del giorno riguarda anche una variante al PRG per la realizzazione di un parcheggio e un depuratore dell'azienda Barilla di Rubiano, con possibilità di ulteriori sviluppi futuri. E l'approvazione di un ordine del giorno, già condiviso dal Comune di Borgotaro e in evidenza su tutti i comuni interessati, indirizzato al Ministero Infrastrutture e Trasporti per il ripristino delle risorse tolte nel 2009 per il definitivo completamento dei lavori di potenziamento tecnologico della linea ferroviaria Pontremolese, ferma in località Osterriazza, ad un paio chilometri da Fornovo, per progetti considerati irrealizzabili. Il perché del blocco dei lavori e del finanziamento alla Ponte Molese diventa chiaro con la risposta del sottosegretario di Stato per le infrastrutture e dei trasporti Umberto Del Basso De Caro ad una interrogazione parlamentare della deputata parmense Patrizia Maestri avvenuta in data 13 novembre 2014. La progettazione definitiva potrà essere avviata solo quando gli enti locali troveranno una soluzione condivisa per l'attraversamento del centro urbano di Fornovo Taro. Uno schiaffo al contribuente è stato il commento del primo cittadino Lorenzo Bonazzi su un progetto rimasto incompiuto dopo aver speso nel tratto Solignano-Sterriazza quasi 400 milioni di euro. Purtroppo non solo a Fornovo, ma in genere, quando qualcuno vuole progredire e migliorare le cose, c'è sempre qualcun altro che per ragioni diverse ferma il treno prima di arrivare in stazione. Il servizio gratuito Alert System di eventi che possono mettere a rischio la sicurezza della popolazione è partito anche a Solignano. Oltre alla verifica sismica degli edifici prioritari, come le scuole, e i vari punti di raccolta frazione comprese, il piano può contare su numerosi volontari del gruppo di protezione civile e avvalersi delle aree di atterraggio elicotteri e aerei di Rubiano. Compreso il piano di protezione civile già esistente della galleria ferroviaria realizzato dalla prefettura con gli enti competenti.
Ultimo giorno dunque dell'anno e dalle 23 vi proponiamo in diretta su RTA dagli studi della Fiera di Roma e da Villa Tolomei di Firenze Capodanno italiano sino alle 2 del 1° di gennaio in compagnia di tanti ospiti del mondo dello spettacolo, della musica ma non solo, con Alba Parietti, Roberto Nofri e Stefano Tacconi che presenteranno l'evento. Dunque vi attendiamo davvero per augurare tutti insieme buon anno. A Vianino in Valceno c'è un'accogliente locanda gestita da una bella e gentile giovane donna che ha un padre calcisticamente importante. Lei si chiama Carlotta ed è figlia di Stefano Pioli, neo allenatore dell'Inter. Le vittorie dell'Inter passano per la Valceno. 3 vittorie consecutive portano l'Inter ad essere una delle squadre più interessanti di questo campionato. E come dicevamo, queste vittorie passano da Vianino, una frazione del comune di Varano Melegari che si trova in Valceno. Siamo andati a cercare di capire il perché ed abbiamo intervistato una giovane ed esperta di calcio per diritto di nascita. Una bella e solare 28enne che altro non è che la figlia di Stefano Pioli, l'allenatore dell'Inter. Una giovane che ha deciso per amore sia di Simone che del paese di aprire con il compagno l'antica osteria Carra di Vianino, un'attività commerciale che in breve tempo, grazie al passaparola, si è affermata ed è oramai conosciuta anche oltre provincia. Ma vi lasciamo alle parole di Carlotta. Ci troviamo a Vianino, presso l'antica osteria Carra, sì, con Carlotta Pioli, che è il papà, è l'allenatore dell'Inter. Le chiediamo quindi se ha contatti col papà, com'è andata, certo, sì. Com'è andata questa vittoria di ieri, che comunque ho sentito che ne hanno parlato tante anche i giornali, Radio DJ stamattina quando mi sono alzato sentivo che parlava di tuo della papà. Vittoria dell'Inter. È contento, molto. E cosa ti ha detto di questa vittoria? Vedo, sapeva che era una partita molto importante, che quindi se fossero riusciti a far bene si sarebbero un po' risollevate le sorti. Da quanto tempo ha preso in mano l'Inter? Perché non è tanto. No, da poco più di un mese, sì. Insomma, già da un po' di tempo. Dagli inizi, dalla prima metà di novembre all'incirca. E no, per il momento stanno facendo bene, adesso sono reduci da 3 vittorie consecutive, sono dietro in classifica, quindi dovranno continuare a fare bene. Dici l'obiettivo della Champions? L'obiettivo sì. Rispetto alla possibile, adesso retrocessione. No. Però sì, chiaramente l'Inter ha grosse ambizioni e devono continuare a vincere perché le squadre davanti sono tante, però sono sulla strada giusta. E ti viene a trovare il papà o vedi? Sì, adesso le occasioni sono meno, però quando può viene. Quindi sì, Vianino sì. Porterà anche qualche giocatore dell'Inter? No, quello non credo. No, finché è stato a casa è venuto spesso, ora chiaramente è quasi sempre a Milano, però insomma quando c'è l'occasione viene. Insieme per Vivere organizza giovedì 5 gennaio alle 20.30 a Borgotaro presso il Palazzetto dello Sport e ad Albareto al Palafungo una tombolata con ricchi premi per grandi e piccoli. Insieme per Vivere vi attende numerosi per trascorrere una splendida serata in allegria. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo, ma non andate via perché poi ci saluteremo come già accaduto per Natale e anche per questo ultimo giorno dell'anno con l'ultimo servizio in programma. Domani domenica 1 gennaio avremo sereno o poco nuvoloso, nuvolosità in aumento durante il pomeriggio lungo i rilievi appenninici in estensione su tutta la regione, temperature minime stabili, valori tra meno 8 e 2 gradi sono inferiori alla media nelle aree di campagna con locali gelate, le massime in flessione fra 3 e 5 gradi, deboli i venti. Lunedì 2 gennaio nuvoloso con deboli precipitazioni che durante la giornata potranno divenire di carattere nevoso, temperature in risalita, le minime tra meno 2 e 3 gradi, le massime tra 4 e 6 gradi, i venti infine saranno deboli. I programmi di questa sera iniziano alle 20.35 con Bucche TV, proseguono alle 21 con Trucco One, alle 21.45 il TG, alle 22.15 Ballo che sballo in TV e alle 23 Capodanno italiano, sino alle 2 di domani mattina. E domani invece in serata alle 20.35 Mille Voci, alle 22.30 Fisarmonicando.
C'era un'atmosfera coinvolgente a Bedonia nella palestra teatro per il consueto concerto natalizio tenuto dalla Glenn Miller Band. E con questo servizio davvero vi salutiamo per questo 2016. A tutti voi da parte nostra auguri di cuore per la fine di questo 2016 e ovviamente noi ci ritroviamo il prossimo anno con il primo TG del 2017. Tanti auguri ancora. Un'atmosfera coinvolgente, quella che la Glenn Miller Band è riuscita a creare nella palestra teatro di Via dell'Edda a Bedonia in occasione del recente concerto natalizio. Una serata che, grazie all'ottima esecuzione dei brani musicali scelti, ha regalato una miriade di emozioni ai numerosi presenti. Ci servono in un paese serate come queste perché servono un po' fermarsi nella quotidianità, nel correre quotidiano, anche per parlare un po', per riflettere, per incontrarsi. È molto importante anche perché questo è un paese dove il volontariato è forse uno dei fiori all'occhiello, lo è perché qui abbiamo una delle eccellenze, abbiamo la Croce Rossa, abbiamo l'Avis, abbiamo il gruppo Alpini, abbiamo il gruppo di protezione civile più numeroso dopo quello di Parma città, magari qualcuno non lo sa, e poi anche il settore sportivo che è sempre di più in crescita, e questo credo che a volte è come quando si parla di un paese come l'Italia, si parla sempre di quello che è il PIL, di quello che è il debito pubblico, eccetera, mentre quello che serve per vedere se un paese vivo è soprattutto vedere le sue associazioni di volontariato, tutto il sociale, tutto quello che ci gravita intorno. Il concerto è stato anche occasione per consentire alle ultime leve del corpo bandistico bedoniese di fare ulteriore esperienza. Io sono molto orgoglioso di questi piccoli bambini che stanno crescendo di anno in anno e con una qualità sempre superiore. Mi piace l'idea di far appunto crescere questi piccoli musicisti perché pian pianino andranno a incrementare quello che è l'organico effettivo del nostro corpo bandistico. Una realtà che dunque si mantiene sempre viva grazie anche a tutta una serie di sinergie che si sono create. I miei ringraziamenti vanno principalmente all'amministrazione comunale per il grande sostegno che continua a dare al corpo bandistico, quindi ringrazio il sindaco che ha appena avuto parole molto interessanti per noi, ringrazio Maria Pia, ringrazio Serena che solo la febbre è riuscita a fermare, se no sarebbe stata anche lei qua con noi. Ringrazio il seminario vescovile, anche da loro abbiamo sempre un grande sostegno e un grande aiuto. Ringrazio naturalmente i genitori, senza i quali, Daniele l'ha detto tante volte, ma senza i quali veramente saremmo in difficoltà. E invece ogni volta che Daniele chiede o chiama c'è sempre una grande risposta. E poi ringrazio tutte quelle persone, e sono credetemi veramente tante, che in tante forme sostengono e hanno in simpatia la banda, il gruppo. Come è già stato detto tante volte, senza tutti questi appoggi, questi aiuti, il gruppo da solo non riuscirebbe ad andare avanti.